La sfida all'innovazione che il CAD, il piano triennale per l'informatica, chiedono alle pubbliche amministrazioni è quello di ridurre la complessità. La rivoluzione digitale non si ottiene certo solo attraverso la tecnologia e le competenze tecnologiche. Chi deve gestire questa rivoluzione digitale, un e-leader, oggi deve possedere competenze informatiche, certo, ma anche le cosiddette soft skill e anche le capacità di leadership, la capacità di conoscere il contesto, la visione del presente, una vision del futuro, la disponibilità ad accettare l'errore nello sperimentare strade nuove, la capacità di comunicare e relazionarsi, l'entusiasmo e la capacità di saper coinvolgere i vari collaboratori e anche gli attori esterni alla pubblica amministrazione. Insomma, un processo per il cambiamento che richiede quindi la gestione di un lavoro complesso in un sistema complesso. Ne parliamo con Laura Castellani, ingegnere responsabile della transizione digitale della Regione Toscana. Sentiamo. Il responsabile della transizione digitale ha la funzione di garantire gli adempimenti della digitalizzazione dell'amministrazione, presidiando un tema trasversale rispetto a tutta l'amministrazione. Per capire un sistema complesso si deve dare più attenzione alle relazioni e ai processi globali, senza però tralasciare i singoli elementi. Qual è il suo approccio in qualità di responsabile della transizione digitale per lavorare efficacemente all'interno del sistema regione? Il responsabile per la transizione digitale è stato scritto come un adempimento, come uno dei tanti adempimenti al quale le pubbliche amministrazioni dovevano in qualche modo devono adempiere, scusate il gioco di parole. In realtà, secondo me, questa è una grande occasione per cercare davvero di trasformare la pubblica amministrazione e fare davvero che diventi la pubblica amministrazione digitale. Per quanto riguarda proprio la cosa principale per mettere in piedi i processi che stanno dietro agli adempimenti dell'ufficio per la transizione al digitale, la prima cosa che deve essere fatta è proprio quella di cercare di capire i processi all'interno dell'amministrazione e cercare di lavorare per cambiare questi processi in maniera che questi siano davvero processi rivolti al digitale. Per poter far questo, il primo approccio, diciamo, che io ho fatto, la prima cosa che io ho fatto, che sembrerà banale, ma è quello da cui secondo me bisogna partire, è quello di aggredire, tra virgolette, l'organizzazione. Cioè io sono 7-8 mesi che sto parlando braccio a braccio con il settore, con la mia collega che si occupa dell'organizzazione del personale, della formazione del personale, per cercare di cambiare i piani di lavoro e quelle che sono le attività che ogni direzione qua dentro deve fare, facendo sì che la parte della digitalizzazione dei processi sia una parte importante dei piani di lavoro, in maniera tale che ci sia la consapevolezza per ogni direttore che è importante sì fare le strade, ma è importante anche lavorare sui processi che ci sono dietro al fare le strade, in maniera che questi siano tutti digitalizzati, proprio nella logica, e questo in una regione è una cosa che è un pochino più difficile da fare, di fornire servizio a cittadini e imprese. Questo perché l'ente regione è, tra virgolette, meno abituato di un comune a parlare con i cittadini, quindi sente meno questa esigenza. Quindi la cosa importante che ho fatto, io sono partita facendo subito una comunicazione nel nostro comitato direttivo, dove è stato detto: bene, da oggi esiste questo ruolo, che cosa dobbiamo fare? Siccome dobbiamo mettere in atto tutti gli interventi volti al cambiamento di questi processi organizzativi, la prima cosa è che dobbiamo lavorare per rivedere i processi organizzativi in maniera che questi siano funzionali all'erogazione di un servizio al cittadino e non solo funzionali al lavoro interno dell'ufficio, perché questa è la cosa importante. Per poter fare questo è importante avere, altro punto, delle linee guida che in qualche modo ci dicono come ci si rapporta con il cittadino, ma non linee guida tecnologiche, o meglio non solo tecnologiche, ma di rapporto. E mi spiego, cioè se noi si dice che tutti si parla verso il cittadino la stessa lingua, quindi si chiede al cittadino di autenticarsi nello stesso modo per tutti, non si chiede al cittadino più nessuno la fotocopia della carta di identità, perché esistono i sistemi di autenticazione che permettono di identificare in maniera certa che si sta collegando,
si permette al cittadino di riempire forme e non di mandare moduli scannerizzati. Quindi queste sono 3-4 cose fondamentali che però ci permettono di lavorare alla vera digitalizzazione e di semplificare quella che è la vita al cittadino. Per far questo internamente bisogna avere anche, lavorare anche con chi sviluppa poi questi sistemi informativi in maniera che ci sia un forte coordinamento anche per l'utilizzo di questi sistemi informativi, perché anche questi devono avere degli standard comuni. E poi la cosa importante, come ho detto prima, un forte lavoro sulla standardizzazione dei processi che riguardano le comunicazioni telematiche verso i cittadini, quindi tutti gli avvisi, tutti i bandi, tutte le manifestazioni di interesse devono tutte essere fatte allo stesso modo. E la cosa importante, l'altra cosa è lavorare, perché anche questa è una cosa fondamentale, sulla mappatura delle banche dati che ci sono all'interno degli enti, perché purtroppo ad oggi ci sono ancora persone che tengono i dati sul proprio PC, perché loro sono abituati a lavorare con un foglio Excel sul proprio PC, ma magari duplicando dati che magari esistono anche nell'ufficio accanto, nell'ufficio accanto ancora. E così facendo, a seconda di chi dà l'informazione, oltretutto si danno anche informazioni diverse a quella che è l'utenza. Quindi anche questo è un lavoro che sembra banale, ma è una delle cose più importanti. Tutto questo, come alla fine, l'ultimo punto, ma secondo me il più importante, ed è quello su cui sto lavorando proprio in questi giorni, è, come ho detto prima, lavorare proprio sugli indicatori di performance che ogni direttore ha e far sì che la digitalizzazione sia ogni anno in percentuale sempre più importante rispetto a quello che è il proprio piano di lavoro. Ci può fare un esempio di situazione in cui ha individuato e messo in pratica soluzioni efficaci per risolvere situazioni complesse e di incertezza? Noi abbiamo avviato qualche tempo fa un processo partecipativo con le imprese. Nella logica di cercare di cambiare il processo interno sulla base delle esigenze di chi in qualche modo poi certi sistemi li usa. Questo secondo me è anche tra l'altro una cosa molto importante, perché una cosa che noi non facciamo, o perlomeno facciamo poco all'interno delle pubbliche amministrazioni, è che nel momento in cui noi eroghiamo servizio a cittadino e imprese, partiamo sempre da quello che è il lavoro nostro interno e in qualche modo mettiamo fuori verso il cittadino quello che sono, diciamo, è come se facessimo una foto esterna dei sistemi informativi dell'ente. Allora, il lavoro che noi dovremmo fare è che, appunto, nell'esempio che voglio dire ora, abbiamo cercato di fare quello invece di lavorare noi a partire dalle esigenze del cittadino. Questo è venuto fuori avendo noi tutto un sistema che in qualche modo collega tutti gli sportelli unici delle attività produttive dei comuni sul territorio. Abbiamo avuto una forte richiesta dal mondo delle imprese che ci ha detto: noi non è più pensabile che nel momento in cui un professionista va a aprire un'attività a Lucca piuttosto che a Pisa, piuttosto che a Pistoia, piuttosto che a Firenze, lo faccia o lo debba fare in maniera diversa. Visto che voi in Regione Toscana avete fatto tutto il lavoro di standardizzazione della maggior parte della modulistica, dei procedimenti che sottendono a questa modulistica relativamente agli sportelli unici, dobbiamo trovare il modo di unificare questo lavoro. Quindi abbiamo creato fondamentalmente, mettendo intorno a un tavolo, usando, diciamo così, un tavolo che già avevamo messo in piedi dei comuni sul territorio, abbiamo, diciamo, lavorato per creare un accettatore unico, quindi per standardizzare questi processi e far sì che le imprese e i professionisti avessero un'unica interfaccia uguale per tutti e aprissero una pratica di un certo tipo uguale su tutti i territori. Noi ad oggi questo siamo riusciti a farlo e il lavoro che, diciamo, ho sfruttato anche per una riorganizzazione dei processi interni è stato perché è chiaro che nel momento in cui io faccio un accettatore, questo è un accettatore di pratiche, che poi siano SUAP o non SUAP, il problema, diciamo, a lui non è che interessa molto. Per cui, siccome avevamo un'esigenza qua dentro di anche a seguito dell'acquisizione di alcune funzioni provinciali, di avere
diciamo, un posto dove si potessero lavorare le pratiche tutte nello stesso modo, a partire da questo accettatore, siamo riusciti a far sì che questo accettatore potesse lavorare anche sulle pratiche che non erano sue, ma erano pratiche che dovevano essere trasmesse direttamente all'ente nostro. Con conseguente, a partire da questo accettatore, conseguentemente abbiamo cambiato e standardizzato il processo che sottende a tutti questi procedimenti in maniera tale da avere il processo completamente digitalizzato. Io faccio sempre un esempio che è quello dell'iscrizione a scuola. Allora, un comune che cosa fa? Un giorno di un mese dice ad oggi, proprio ora, dà il modulo a mio figlio e a mia figlia. Tienici, questo è il modulo in cui te mi riconfermi l'iscrizione e mi dà anche il bollettino cartaceo da pagare, richiedendomi su questo modulo nome, cognome, indirizzo. Allora io dico, ma te comune, soprattutto sulla scuola dell'obbligo, hai i miei dati, sai che ho un figlio, sai quanti anni ha questo figlio? Allora invece di chiedermi il modulo, mi dici, guarda, mi risulta che tu hai un figlio in questa età, che quindi dovrebbe frequentare la classe X. Mi confermi che i dati sono giusti e me lo riconfermi per il prossimo anno? Ok, paga, punto. Questa è proprio la revisione, diciamo, grossa di un lavoro che davvero semplificherebbe la vita al cittadino. Quindi, tornando a quell'esempio che ho fatto prima e che è stato fatto qua dentro, proprio ecco, questo era un esempio di come si può riuscire a partire da un'esigenza di un processo digitale a cambiare anche i processi organizzativi dell'ente. Ad oggi, fatto in maniera, tra virgolette, spot, ma questo vi dovrà servire come esempio per lavorare poi via via su tutti i diversi processi. Lavoro lungo, ma che in qualche modo ho tentato già di schedulare da qui ai prossimi 3-4 anni. La leadership è la pratica costante della responsabilità personale che fa partire l'azione, promuove idee e approcci nuovi da condividere nel gruppo. Come mette in pratica nel suo quotidiano questa capacità e come riesce a stimolarla all'interno e all'esterno del suo gruppo di lavoro? La leadership è appunto una, come avete detto voi, è la pratica costante della responsabilità che fa partire l'azione, quindi è fondamentale. Nella pubblica amministrazione spesso non è, diciamo, così facile, in quanto fondamentalmente, mentre nel privato è, tra virgolette, un po' più facile anche cercare di stimolare e di il personale a fare certe cose perché in qualche modo si possono compensare anche da un punto di vista economico, nella pubblica amministrazione dobbiamo in qualche modo trovare nuovi stimoli e nuovi strumenti per far sì che in qualche modo il gruppo di persone siano stimolate a lavorare su certi temi. Ed è questo fondamentalmente il lavoro che io cerco di fare, proprio perché avendo io fortunatamente in un settore un po' particolare della pubblica amministrazione delle persone che ragionano in un certo tipo e che sono anche molto stimolate sul lavoro che fanno, però a volte bisogna in qualche modo cercare di tenerle, come si suol dire, sempre vive. È importante avere la leadership, ma deve essere una leadership qua dentro di tipo molto collaborativo. Bisogna cercare sempre di creare sempre nuovi stimoli, cercare di far sì che il gruppo sia sempre in qualche modo aggiornato con quello che sono con quello che succede nel mondo, cercare di far sì che non ci si adagi su alcuni temi a fare la gestione classica, ma si cerchi sempre di innovare. E la cosa importante, che questo è fondamentale anche per il lavoro che deve essere fatto con le altre amministrazioni, con le altre direzioni per la transizione al digitale, che quindi è un lavoro trasversale, è quello che bisogna coinvolgere le persone e gli uffici interessati alla revisione dei processi organizzativi fin dall'inizio. Cioè, la cosa che è deleteria e che non funziona è quando si cerca di far calare dall'alto certe decisioni. Cioè, l'idea è quella di dire, dobbiamo rivedere un processo di qualunque tipo, se si riprende l'esempio delle strade, il processo sta dietro alle pratiche, stanno dietro alle autorizzazioni per le strade, semplifico, ma non è questo, tanto non è questa la cosa importante. Bene, cominciare a lavorare fin dall'inizio, anche con l'ultima persona che è coinvolta nel processo,
quindi non solo con il capo, ma anche proprio con le persone che ci lavorano, perché non c'è peggior cosa che calare un processo dall'alto e poi, come spesso accade, le persone che quotidianamente sono abituate a lavorare in un certo modo, questa cosa non la faranno mai e continueranno a lavorare nello stesso modo. Quindi vanno coinvolte queste persone fin dall'inizio e soprattutto ascoltare le esigenze che queste persone hanno, cercando proprio di farle sentire partecipi sia nei lavori quotidiani che appunto andiamo a fare, sia nelle presentazioni, perché anche questo è importante, cercare di lavorare, di far partecipare. È vero che esistono le gerarchie, è vero che io ho un rapporto diretto con l'organo politico quando si devono fare certi temi, ma spesso e volentieri io mi porto sempre dietro le persone che lavorano con me negli incontri con l'organo politico, tranne quelli in cui in qualche modo dobbiamo essere solo pochi, in maniera da renderli sempre più partecipi delle azioni che fanno, delegare, perché è chiaro che comunque è ovvio che la responsabilità finale è sempre la mia, ma in qualche modo dobbiamo essere anche in grado di delegare certe attività che poi in fondo è ovvio che ritornano qua, però non possiamo stare, come dico sempre io, e non dobbiamo, che non ce la faremo nemmeno con tutte le attività che appunto dobbiamo fare con il fiato sul collo, cioè in qualche modo dobbiamo anche cercare e non essere gelosi, perché spesso e volentieri capita che alcuni capi sono gelosi della loro attività e quindi devono sempre avere tutto sotto controllo. No, la cosa buona è anche quella di delegare, ed è una cosa che non è facile, saper delegare e saper poi riprendere nel momento opportuno. È un lavoro che in qualche modo dobbiamo fare ogni giorno. Quindi diciamo due cose fondamentali. Come ho detto prima, questa leadership applicata all'interno del proprio ufficio sui lavori che dobbiamo fare, che è importante, e poi questa leadership applicata anche a un lavoro di coordinamento con gli altri uffici e con le altre direzioni, come ho detto prima, cercando di mettersi tutti intorno a un tavolo, ascoltare le esigenze di tutti e far sì che tutti siano partecipi della revisione di un processo, perché solo in questo modo si potrà davvero arrivare in fondo a questo processo, anche a costo di in qualche modo scontrarsi spesso con alcuni diciamo, limiti burocratici che purtroppo esistono in questa amministrazione, ma bisogna cercare di tranquillizzare quelle persone che noi stiamo cambiando il processo che loro stanno facendo, ma che questo processo nuovo che in qualche modo loro andranno a fare, cioè il lavoro nuovo che andranno a fare per fare la stessa cosa che facevano prima, ma lo faranno in maniera diversa, dobbiamo garantirgli che sia sicuro allo stesso modo, e diciamo soprattutto quello che è importante, che gli semplificherà la vita. Certo, non dobbiamo fare come a volte purtroppo capita, che gliel'andiamo a complicare e quindi abbiamo fallito completamente. Quindi ecco, questi sono i due cardini fondamentali per poter fare questo tipo di lavoro.